Ciao a tutti, io sono Davide Calvi, titolare dell'azienda Vitivinicola Calvi. La nostra azienda è un'azienda antica, la nostra famiglia dal 1600 coltiva la vite a castana, la mia è l'undicesima generazione di viticoltori e io sono titolare, insieme al papà, della nostra azienda. Siamo tutti e due enologi e lavoriamo come azienda familiare. Qui siamo al centro del Buttafuoco storico, quindi tra il torrente Scuropasso e il torrente Versa, tra le ghiaie che partono dallo sperone di Stradella, dalla rocca di Stradella, e le argille che finiscono a Castana, che è l'ultima parte del Buttafuoco storico. Noi abbiamo 10 ettari vitati, quindi un'azienda piccola di dimensione familiare in cui solo la famiglia lavora, e coltiviamo solo le uve tradizionali autoctone dell'Oltrepò Pavese, autoctone o comunque almeno che abbiano un centinaio di anni di coltivazione. Quindi il nostro centro, la nostra bandiera è il Buttafuoco, specialmente il Buttafuoco storico. Papà è stato il primo presidente del club del Buttafuoco storico e in questa vigna, che è la vigna Montarzolo, noi abbiamo il nostro cru e la nostra etichetta di Buttafuoco storico. E poi, oltre al Buttafuoco, i classici vini dell'Oltrepò Pavese, con una predilezione per il Pinot Nero vinificato in rosso, anche metodo classico o frizzante, ma specialmente rosso, il Marion, a cui teniamo molto. Gli altri vitigni, le altre uve, gli altri vini sono naturalmente i vini della tradizione, che facciamo nelle posizioni più vocate del comune di Castana e dei comuni limitrofi. In questo momento la vite ai grappoli distesi si avvicina alla fioritura. Noi come azienda siamo ad agricoltura integrata, che quindi non è biologico e non è convenzionale, però è una via di mezzo ragionata che consente di usare il minimo impatto ambientale, ma proteggendo l'uva e cercando di dare il miglior prodotto possibile. Noi da almeno 20 anni facciamo inerbimento totale sotto la fila, cerchiamo di tenere produzioni il più basse possibili, con solo concimazioni organiche e cercando di rispettare nel modo migliore sia l'ambiente, il territorio e soprattutto la vite. Questa è la Dama del Buttafuoco, scolpita dall'artista e buttafuochista Marco Piovani, che ritrae appunto questa Venere procace che versa il Buttafuoco in Ontino. E è qua nel casino di Montarzolo. L'arenaria di Montarzolo, quindi la pietra che si trova in vigna Montarzolo, questo è gesso, e questo è un manufatto romano, invece c'è anche la misura della mano dell'amico romano. Questa è la bottiglia storica in cui c'è vigna Montarzolo, questa è la nostra etichetta col nonno che lavora in campagna, e questa è la bottiglia che 26 anni fa abbiamo scelto per rappresentare il Buttafuoco storico. La forma è quella che assomiglia all'Albesa e quindi alle bottiglie che si trovavano in Oltrepò all'inizio dell'Ottocento, in tempo di dominazione piemontese, e ha un marchio in rilievo. Questo marchio, che è il marchio del Buttafuoco storico, è fatto dai due nastri che sono il torrente Versa e il torrente Scuropasso, che abbracciano idealmente il nome Buttafuoco. L'ovale invece è il ciuff, ovvero la botticella tipica dell'Oltrepò, che è quella che si trovava nelle nostre cantine, dove non c'erano barrico, tonno rotondi, ma c'erano appunto delle ovaline. Questa è un'ovalina originale. Al centro del ciuff, al centro dell'ovale, c'è il veliero. E qui la storia si fa leggenda e il veliero è il simbolo del Buttafuoco, perché si narra che nella seconda guerra d'indipendenza, vicini alla battaglia di Montebello, ci fosse una nave della Marina Austro-Ungarica che traghettava vicino allo sperone di Stradella questi marinai, questi soldati, da una parte all'altra del Po. Da una parte c'era il confine austro-ungarico, dall'altro quello savoiardo piemontese. Questi marinai d'acqua dolce si sono ammutinati, sono saliti sulla rocca di Stradella in una delle cantine e si sono ubriacati del vino che hanno trovato in quelle cantine. Il generale Giulai poi li ha
fatti prendere dagli Ussari a cavallo, non sappiamo quale sia stata la fine di questi poveri marinai, ma sappiamo che dall'anno dopo, dal 1860, negli atti notarili del territorio abbiamo un vigneto dal nome Buttafuoco e negli annali della Marina Austro-Ungarica abbiamo una nave dal nome Buttafuoco. Quindi abbiamo inserito il veliero al centro della nostra bottiglia. Qui c'è la nostra collezione privatissima e assolutamente chiusa, con tutte le annate di Vigna Montarzolo dal 96 ad oggi e sopra una carrellata di tutte le etichette dei colleghi amici buttafuochisti che sono rimasti e sono succeduti nel tempo. E poi c'è anche la parte ancora più privata degli scambi con i vigneron francesi, con gli amici del territorio, per continuare a crescere, a lavorare, a conoscere e a ricercare sempre di più la qualità. Noi facciamo circa 25-30 mila bottiglie all'anno, quindi siamo una piccola azienda con numeri ridotti, votata alla qualità. Il nostro mercato principale è quello dei privati, quindi clienti affezionati che vengono in azienda, qui lo spediamo in tutta Italia, anche all'estero, anche in Europa, molte famiglie che acquistano il nostro vino, specialmente il Buttafuoco. Poi abbiamo con dei distributori o con dei canali online anche la vendita nell'Horeca oppure ai privati tramite internet. Per l'estero facciamo anche delle fiere, facciamo una fiera da quasi 19 anni in Francia in cui vendiamo il nostro Pinot Nero, il nostro Buttafuoco storico, tutte le nostre eccellenze. Questo è Cantharus, un Riesling italico. Noi ci siamo molto affezionati, lo produciamo, papà ha iniziato circa 30 anni fa e è un Riesling che fa fermentazione in legno. Quindi rimane 12 mesi in un tonneau con la sua feccia fine finita la fermentazione e ogni mese si manda in sospensione questa feccia fine con la tecnica del batonnage. È coltivato in una zona sbagliata, diciamo, per il Riesling, quindi non nella sua tradizionale vena gessosa, ma noi l'abbiamo trovato in questi due filari in mezzo a Montarzolo, quindi in mezzo alla Renaria. Non è un Riesling canonico, classico, italico, fresco, minerale, ma è un'altra cosa e vale la pena assaggiarlo. Vi aspettiamo a Palazzina di Castana, nell'azienda Vitivinicola Calvi, per fare un giro nei nostri vigneti, per visitare la cantina e per assaggiare i nostri vini. A presto, ciao!